Buonasera a tutti, benvenuti. Sono Franco Merini, il responsabile delle discipline umanistiche per la scuola secondaria di secondo grado di Rizzoli Education. Ecco, qui con me mi fa molto piacere presentarvelo Roberto Balzani. Roberto Balzani è professore di storia contemporanea all'Università di Bologna ed è autore quest'anno per la Nuova Italia della nostra nuova di zecca proposta per la storia triennio, insieme ai professori Raffaele Savigni e Antonio Chiavistelli, è autore dell'argomentazione storica. Io non credo che stiate per assistere ad una brillante lezione del professor Balzani, come lui è capace di fare naturalmente, ma ad una cosa un po' diversa, cioè alla possibilità di interagire e di coinvolgere gli studenti su un tema, quello della Grande Guerra, di cui ricorre naturalmente quest'anno il centenario della fine, che è comunque storia archeologica per i ragazzi, passata, sepolta, spesso incapace di parlare. Quindi io penso che sarà anche questa la chiave attraverso la quale, con brevi testi, ma soprattutto con immagini, il professor Balzani ci darà qualche, vi darà qualche spunto per rivitalizzare, per dare un nuovo senso anche alla didattica della storia attraverso questo tema in particolare. Gli lascio subito la parola e anche il video. Vi ricordo che potete inviare delle domande attraverso la chat collegata a questo webinar. Domande poi alla fine dobbiamo sceglierne necessariamente alcune perché non avremo tempo di rispondere a tutti, ma risponderemo ad alcune domande. Ecco, mi pare che sia tutto per il momento. Professor Balzani, le lascio la parola. Grazie, buonasera a tutti. E in effetti la sfida di questi pochi minuti è quella di non già di fare un piccolo compendio della Prima Guerra Mondiale nei suoi larghi cenni, quanto piuttosto di vedere come si possono utilizzare delle fonti anche molto semplici che ci possono consentire di intrattenere con i ragazzi e cercare di avere con i ragazzi un colloquio su questo tema, che è un tema classico della storia contemporanea, un po' diverso dal solito. Allora, che la storia della Prima Guerra Mondiale sia una storia legata a un conflitto di dimensioni colossali, che abbia interessato tutto il globo, che abbia prodotto dei disastri incredibili e delle decine di milioni di morti, questo lo sappiamo tutti. Così come sappiamo che ci sono due grandi sistemi di alleanza confliggenti, la triplice intesa e poi la duplice alleanza tedesca e austriaca, in primo luogo, cui si aggiunge l'impero ottomano, ma non è da questo che voglio partire. Ecco, è chiaro che quando nel 1914 scoppia la guerra, quelli che la combattono non sono affatto convinti o persuasi che si tratti di un conflitto così lungo e sanguinoso. Le attese sono completamente diverse. Perché? Perché l'esperienza precedente, che poi fondamentalmente risaliva all'Ottocento, raccontava una possibilità di combattere per obiettivi limitati, anche in modo sanguinoso, ma per tempi molto condensati, senza arrivare a delle trasformazioni della vita dell'uomo come quella che poi ebbe effettivamente luogo nel corso del periodo dal 14 al 18. Facciamo un piccolo esempio. Se noi prendiamo questa carta immaginaria dell'Europa che viene pubblicata praticamente all'inizio della Prima Guerra Mondiale, vediamo che si tratta di una carta animata, ce ne sono moltissime in Europa dalla seconda metà dell'Ottocento in poi, è quindi un modo tradizionale di leggere il conflitto. Un modo tradizionale perché? Perché si vedono i contendenti, da un lato gli inglesi che tengono fermi i cani francesi, dall'altra parte ci sono altri cani che sono quelli dell'Austria e della Germania, l'Italia ancora neutrale non si capisce cosa farà, e dall'altra parte c'è il rullo compressore della Russia, cioè lo zar che sta muovendo questa specie di macchina che, secondo quello che diceva la stampa dell'epoca, avrebbe dovuto praticamente spianare la via fino a Berlino. L'esercito dello zar sarebbe entrato a Berlino in poche settimane.
Naturalmente tutto questo non accade, ma qui vediamo una rappresentazione nella quale, diciamo, gli oggetti di cui parliamo, e cioè gli stati-nazione, sono ancora rappresentati in una maniera, diciamo, come se appartenessero a una stessa famiglia, fondamentalmente. Passano pochi mesi e le cose cambiano. Qui siamo di fronte a una carta immaginaria che veniva diffusa nell'esercito austriaco nel 1915 e ci comunica già una storia del tutto differente. Il conflitto ormai è un conflitto totale e si combatte per un obiettivo che non è un confine, un territorio, ma è il dominio dell'Europa e quindi del mondo, dal momento che l'Europa controlla l'84% delle terre emerse. Se dovesse vincere la Francia con la Russia e la Gran Bretagna, praticamente la Germania diventerebbe un minuscolo stato nel cuore della grande area tedesca, e addirittura l'Austria sparirebbe perché ci sarebbe la Serbia che prende tutto. E dall'altra parte, se andiamo a vedere, se vinciamo noi, questo era l'altro aspetto, ecco, se vinciamo noi, cioè gli austriaci e i tedeschi, la Francia diventa uno staterello pirenaico e addirittura la Gran Bretagna diventerebbe una colonia tedesca e l'Irlanda una colonia austriaca. Per quale motivo l'Irlanda una colonia austriaca? Beh, molto semplice, perché l'Irlanda è cattolica, mentre la Gran Bretagna è una nazione protestante. Quindi vedete in questo caso come la dimensione della guerra totale si impadronisca dell'immaginario e spinga i soldati a pensare al conflitto come non più a un conflitto limitato, ma già come a un conflitto totale. Poi nel corso del tempo questo conflitto totale diventerà ancora più presente, nel momento in cui aumenteranno i morti, aumenteranno le spese militari, aumenteranno le tecnologie, via via che costa la guerra, sempre più i nostri attori non sono disponibili a trovare una soluzione negoziata, perché è talmente tanto il sacrificio che si fa che si vuole o tutto o niente. Naturalmente ci sono delle modalità diverse per attirare le persone dentro al conflitto mondiale. Lo Stato-Nazione ha già allenato i cittadini ad essere disciplinati, ma non tutti gli stati agiscono nella stessa maniera. Prendiamo per esempio la differenza incredibile fra i mezzi di propaganda della Gran Bretagna e quelli dell'Italia. Teniamo presente che mentre la Gran Bretagna non ha la coscrizione obbligatoria fino al 1916 e quindi i ragazzi vanno a combattere di fatto volontari, l'Italia invece no. Come la Francia, come la Germania e come l'Austria, è invece uno Stato-nazione fondato sulla coscrizione obbligatoria. E qui vediamo qual è l'elemento chiave che sta alla base dello stimolo nei confronti dei giovani inglesi. È l'elemento della competizione sportiva. I ragazzi vengono sfidati a dimostrarsi validi sul campo di battaglia così come lo sono sul campo da rugby. E quindi c'è un trasferimento della prova, diciamo, del rito di passaggio dell'eroismo in qualche modo sul campo sperimentato, sul campo sportivo, che deve trasferirsi sulle trincee. Beh, questo è un caso davvero straordinario e unico, perché in Europa non c'è l'eguale. Quando invece prendiamo il caso italiano, la guerra è chiaramente una guerra intesa come difesa. Difesa della famiglia, difesa dei bambini, difesa della moglie, la dimensione familistica, cioè il riferimento a quello che è l'unità, la cellula primaria di queste società che sono ancora prima di tutto contadine, non dobbiamo dimenticarlo, diventa appunto la base che spinge poi all'impegno. Un'altra cosa che vale la pena dire è che tutta la retorica di guerra è una retorica difensiva. La guerra comincia ovviamente in maniera offensiva, ma tutti coloro che chiamano i ragazzi a combattere lo fanno per difendere il proprio paese. Come mai questo accade? Accade perché i sistemi della diplomazia segreta, che sono alla base poi di questo dispositivo
incredibile che scatena la guerra fra la fine di luglio e i primi di agosto, sono tutti fondati sull'idea che un vicino aggressivo possa attaccare prima del previsto. E in questo modo, quella che è di fatto una guerra offensiva, nel senso, nel caso austriaco sicuramente, ma anche nel caso russo e perfino in quello francese, diventa poi, e tedesco, diventa una guerra difensiva. Questo è un meccanismo che ci consente di capire come mai, quando nel 14 ci fu la chiamata alle armi, i partiti socialisti non ebbero una grande forza nel fermare i coscritti. Anzi, soprattutto in Francia e in Germania, alla fine andarono dietro a questa grande spinta che proveniva dalla nazione e che chiedeva a tutti i suoi figli il sacrificio supremo. In queste due immagini abbiamo visto le dissonanze fra un elemento inglese e quello italiano. Adesso invece vediamo quelle che sono le visioni complanari. Guardate, questo è il San Giorgio, che è un classico caso di rappresentazione del coraggio medievale contro un mostro proteiforme, quindi un drago nelle sue varie rappresentazioni, e quindi vedete che San Giorgio è chiamato, rievocato per scatenarsi contro il mostro tedesco. E vediamo i tedeschi, è la stessa cosa. Abbiamo anche in questo caso un San Giorgio che agisce nella stessa maniera, solo che in forma del tutto contraria. In questo caso la salute non è il massimo. In questo caso l'idra che si oppone alla potenza austriaca e tedesca è naturalmente una non è altro che rappresentata che dalle potenze dell'intesa. Quindi i tedeschi e gli austriaci da un lato e gli inglesi dall'altro utilizzano lo stesso meccanismo evocativo, la stessa dinamica culturale. Questa è una cosa molto interessante, perché ci porta a identificare quello che poteva essere un terreno comune in cui poi affondavano i miti, le mitologie, le leggende di tutta questa Europa, che erano meno diverse di quello che gli stati-nazione potessero lasciare supporre ai loro cittadini. E qui ci troviamo di fronte a uno degli oggetti che cambia il destino della guerra, la mitragliatrice. Le strategie della Prima Guerra Mondiale sono tutte strategie offensive, quelle elaborate dai generali, sono tutte di matrice più o meno napoleonica. Si sostituisce la cavalleria con il tiro dell'artiglieria, ma poi sono le fanterie che devono essere mandate all'assalto, e però dall'altra parte quello che questi stati maggiori non riescono a capire è che lo strumento principe della guerra, uno degli oggetti che ha più successo, è invece uno strumento tipicamente difensivo, che è la mitragliatrice. La mitragliatrice ha la possibilità di sparare centinaia di colpi al minuto, è alimentata automaticamente, può essere agevolmente trasportata e diventa lo strumento col quale tutti gli attacchi della Prima Guerra Mondiale finiscono per infrangersi contro un muro di piombo e diventare degli strepitosi massacri. Il tema dell'uso della mitragliatrice si generalizza durante la Prima Guerra Mondiale. Non dimentichiamo che, per esempio, l'esercito italiano nel 1915 ne aveva in funzione poco più di 600, nel 1917 saranno diventate già 20.000. Questo tanto per dare l'idea di come la mitragliatrice finisca per entrare nella vita quotidiana dei soldati. E tuttavia questo dà l'idea della distanza abissale fra quella che è la rappresentazione della guerra vista dai generali e quella che è la realtà della guerra, che si realizza attraverso la tecnologia. La mitragliatrice, poi i cannoni dall'altra parte, sono gli strumenti per eccellenza che hanno funzioni di interdizione e quindi come tali bloccano gli spiriti offensivi e costringono praticamente questa Prima Guerra Mondiale a diventare un'incredibile guerra di posizione. Vorrei ricordare forse quello che è
la vicenda più drammatica che noi conosciamo, che si è consumata a causa delle mitragliatrici nella Prima Guerra Mondiale, che è la battaglia della Somme, il primo di luglio del 1916. Dopo una intensa preparazione di fuoco d'artiglieria, gli inglesi avevano deciso di scatenare un'offensiva contro i tedeschi nella zona della Somme, quindi per alleggerire il peso che i francesi sopportavano nel settore di Verdun, che era in quel momento sotto attacco tedesco, e decidono di fare una cosa industriale, rovesciare 15.000 tonnellate di piombo sulle trincee dei tedeschi. Dopodiché, dopo averli sepolti vivi, i soldati inglesi che nelle prime ore dell'alba sarebbero dovuti balzare dalle trincee non avrebbero dovuto portare neanche i fucili carichi, perché si sarebbe trattato solo di dover scavare per tirar fuori i corpi dei tedeschi sepolti. E fu così che quel primo di luglio 60 reggimenti furono buttati fuori dalle trincee e il loro destino si compì in poco più di un'ora, perché in realtà questi colpi che erano stati utilizzati dagli inglesi erano colpi di cannone sbagliati, che colpivano solo la superficie. Le trincee tedesche avevano dei ricoveri nella profondità, per cui i tedeschi ebbero tutto l'agio di tirar fuori le mitragliatrici, di posizionarlo, mentre questi giovani, con il loro zaino e in mano la vanga, si avvicinavano fischiettando verso le trincee, pensando che non ci sarebbe stato nessuno ad accoglierli se non il silenzio della morte. Ebbene, in realtà incominciò il crepitare delle mitragliatrici e in poco più di un'ora persero la vita 20.000 persone. È il massacro causato dalle mitragliatrici di cui abbiamo notizie in termini numerici, probabilmente più incredibile di tutta la Prima Guerra Mondiale. Un altro elemento che riguarda la tecnologia applicata alla guerra è quello dei gas. I gas asfissianti, qui vedete uno splendido quadro che fa vedere l'effetto dei gas sugli occhi dei poveri soldati, che sono quindi costretti a camminare uno attaccato all'altro, soldati inglesi. L'effetto dei gas aveva il compito di essere anche questa un'arma letale definitiva. Era fatta apposta per stanare i nidi delle mitragliatrici. Bastava lanciare le granate col gas e si pensava che i mitraglieri sarebbero stati gasati, quindi morti, e a quel punto ci sarebbe stata l'assalto con maggiore tranquillità. Quasi mai succedeva questo, perché i gas erano molto mobili e volatili, bastava una brezza per spostarli da una parte all'altra, e soprattutto le maschere antigas, sia degli attaccanti sia che dei difensori, erano molto, ma molto, diciamo, ancora grezze. E questo provocava quasi sempre delle forme gravissime, poi, di conseguenze sul corpo dei soldati. Quindi noi abbiamo nel corso della guerra una progressiva aumento della funzione dei materiali. La guerra diventa una guerra di materiali. Cosa vuol dire? Materiali tecnologici. Ecco, vedete, prima la mitragliatrice, poi i gas asfissianti, poi arriveranno i carri armati nel 1916-17, poi i velivoli, quindi materiali, cannoni naturalmente, sempre più importanti, sempre più imponenti. Addirittura le avanzate si decidono sulla base della quantità di proiettili a disposizione. Quando finiscono i colpi da sparare, bisogna fermarsi. Quindi questo dà l'idea della dimensione industriale di questo conflitto. Chi non ha la potenza industriale non può giocare questa partita. Basti pensare che all'interno dei bilanci degli stati la guerra prima del 1914 assorbiva una quota enorme, la guerra, per dire, il settore militare, assorbiva quasi il 20% del bilancio. Oggi nei nostri stati stiamo parlando dell'1,2-1,5, quando è molto 2%.
negli stati occidentali. E invece durante la guerra la quota di bilancio che viene assorbita dal conflitto arriva fino al 60-70% di quella che è la ricchezza dello Stato. Cosa ci dice questo? Che c'è un intero settore produttivo che va dalla meccanica alla chimica al tessile che finisce per essere coinvolto in questo processo e quindi di conseguenza cosa capiamo? Capiamo che gli stati che non hanno base industriale non possono combattere, sono fatti fuori, non hanno la capacità, la forza di poter reggere nel tempo, perché questo è un altro aspetto molto importante della Prima Guerra Mondiale. I materiali sono importanti perché danno tempo per la guerra. E quindi alzano il livello della posta, costano sempre di più, la guerra è sempre più costosa in termini di risorse e di vite umane e quindi diventa sempre più necessario vincerla a tutti i costi. Questo è il messaggio della Prima Guerra Mondiale in corso d'opera. Poi è anche vero che come tutte le lunghe guerre, anche la Prima Guerra Mondiale è una guerra che cambia le sue ragioni. Comincia nel 1914 con una guerra difensiva per punire la Serbia, ma fondamentalmente con criteri che ogni Stato spaccia per difensivi. E poi nel 1917, quando la Russia esce dal conflitto a causa della rivoluzione ed entrano gli Stati Uniti, diventerà una guerra dai connotati ideologici, con gli americani a quel punto che diventeranno gli alfieri della guerra democratica contro la guerra degli assolutismi, degli imperi centrali, di una visione ancora tradizionale del potere che coarta la volontà del popolo. È una visione vera, naturalmente è una visione ideologica, tant'è vero che il numero di morti degli inglesi e dei francesi soprattutto dei francesi fu superiore a quello dei tedeschi e quindi i regimi democratici non è che si preoccupassero di sacrificare meno vite degli altri, è esattamente la stessa cosa, ma quello che emerge è una logica nella guerra, quindi quella una logica di taglio ideale ideologico che poi farà propria il presidente Wilson col famoso discorso del gennaio 1918, detto dei 14 punti, nel quale si prefigura un ordine mondiale che avrebbe dovuto eliminare per sempre la guerra, che è poi la grande illusione di tutte le paci che vengono fatte dopo i conflitti. E come fare per eliminare la guerra dall'umanità? Riconoscere il principio di autodeterminazione dei popoli, consentire ai popoli di commerciare liberamente, cominciare a eliminare gli imperi coloniali, assicurare la libertà dei mari e soprattutto mettere al bando alcune forme di armamenti. Quindi e costituire una struttura internazionale che sarà la Società delle Nazioni come grande prima grande forma di governo mondiale. Questa è l'illusione di Wilson, che diventa però anche diciamo la parola d'ordine di tutti gli stati che combattono da parte dell'intesa fra la fine del 18 e la metà del 1919, cioè fino al Trattato di Versailles. Ecco, questa è un'altra dinamica che mi premeva mettere in evidenza, e cioè le modalità attraverso le quali si ridisegnano le finalità del conflitto. Questo avverrà anche durante la Seconda Guerra Mondiale, era avvenuto durante la Guerra dei Trent'anni, quindi tutte le lunghe guerre alla fine vedono i contendenti, diciamo, in qualche modo costretti a ritornare sul motivo per cui si combatte, perché non è più sufficiente quello spirito nazionale che ha accompagnato i giovani sul campo di battaglia nei primi mesi del 1914 o del 15, quando l'illusione della guerra breve e sanguinosa, magari nelle forme ancora cavalleresche dell'Ottocento, era sembrata balenare sull'orizzonte europeo. E per dare un'idea di questo mito persistente ancora nel 14 della guerra ottocentesca, vi mostro quelle che erano le divise dell'esercito francese nel 1914.
Vedete? I calzoni sono rossi, i pantaloni rossi, la giacca, la giubba blu. Ci sono addirittura i corazzieri, come al tempo di Napoleone, che hanno l'elmo e il crine di cavallo. E poi ci sono i soldati che portano un kepi, cioè un berretto in genere di feltro, che è rosso. Ecco, voi potete pensare a quanto questa divisa sia maledettamente stupida in una guerra che si combatte con la mitragliatrice e che si combatte con fucili che hanno un tiro utile di 600 metri, 700 metri e che quindi colpiscono il bersaglio prima ancora di far sentire il rumore della detonazione. Questo vuol dire essere diciamo esposti al fuoco senza nessuna protezione. Infatti i francesi che morirono nel 14, nel solo anno 14, furono più di 300.000, si capisce perché? Perché si combattevano con armi tecnologicamente moderne, vestiti come ai tempi di Napoleone. Ma era possibile pensare qualcosa di diverso? Proprio questo dà l'idea della follia di questi stati maggiori, che non si rendevano conto del grado di dello strumento micidiale con i quali combattevano. Da un lato volevano i soldati con la divisa bella all'attacco, come succedeva sul campo di Austerlitz nel 1805, e dall'altra parte pretendevano di avere l'arma micidiale che però doveva essere usata solo contro i nemici. Questo dà l'idea della assoluta contraddittorietà di questa prima forma di guerra. Cosa succede dopo pochi mesi? Eccoli qua, i nostri soldati francesi, in questo caso sono dei prigionieri, vicino a dei tedeschi, il colore dominante è diventato il grigio, grigio-verde, azzurrognolo, cachi, e naturalmente perché? Perché bisogna mimetizzarsi il più possibile con il terreno e cercare di essere meno visibili possibili. E poi c'è l'elmetto. L'elmetto è fondamentale per proteggersi dagli shrapnel, dai bossoli, dai colpi di rimbalzo, per cui senza l'elmetto si è enormemente esposti al fuoco. Tenete presente che in Italia i primi elmetti arrivano solo nell'autunno del 1915 e sono venduti dalla Francia, tant'è vero che l'elmetto è uguale. I tedeschi cambieranno molto rapidamente il loro simpatico elmo a chiodo che teneva scoperte le orecchie, che invece dovevano essere ovviamente coperte per ragioni evidenti, con elmetti molto più efficienti nel corso del conflitto. Questa trasformazione dell'abbigliamento del soldato, questo suo modo di nascondersi col terreno, di diventare quasi un'anonima parte del paesaggio, dà l'idea anche del cambiamento della figura del fante. Il fante non è più l'eroico soldato che deve andare all'assalto, ma una persona che è in grado di resistere, la cui principale virtù è quella del sacrificio, che cambia radicalmente anche la sua vita percettiva. Non c'è più, per esempio, la positività del sole. Quando c'è il sole si va all'attacco, meglio quindi sperare che piova, sperare che faccia brutto, perché così col fango non si va all'assalto. E così cambiare il giorno con la notte, di giorno si dorme e di notte si scavano le trincee e le buche perché si è meno esposti al tiro nemico. Ecco, questa dimensione anche culturale, antropologica della guerra è un altro elemento che credo possa essere utile per aiutare i nostri ragazzi a comprendere davvero che cosa fu il conflitto 14-18 in Europa. Grazie. Ecco, di nuovo ringrazio il professor Bazzani per questa presentazione così insolita, posso dire, rispetto anche alla tradizione manualistica della Grande Guerra. Io delle domande che sono arrivate prendo spunto da una docente di scuola media, la ringrazio, mi fa piacere che si sia collegata, la quale chiede se poi saranno disponibili, se questo webinar sarà disponibile in registrazione, comprese le slide. La risposta è sì, lo sarà, lo sono tutti i nostri webinar,
perché dice la, certo, la professoressa lo vuole far vedere ai suoi docenti di scuola media. Vorrei sottoporle una domanda a partire dalla che credo possa rimanere, sia rimasta un po' sotto traccia e mi piacerebbe invece che la mettessimo esplicitamente a tema, partendo dalla breve presentazione che il professor Bazzani ha scritto del corso. Dice così: la storia, così come altre discipline umanistiche, vive giorni incerti. Da un lato, la domanda di memoria e di organizzazione del ricordo aumenta nelle nostre società. Dall'altro, lo schiacciamento dell'esperienza di vita sul presente rende difficile trasmettere il passato alle generazioni dei giovani. Tutto il passato sta diventando archeologico. Lo guardo perché qui è un punto, diciamo, di impostazione del manuale sul quale abbiamo molto discusso. Tutto il passato sta diventando archeologico, nel senso che agli occhi dei più giovani perde rapidamente capacità comunicativa e deve essere recuperato. Nell'età del racconto in tempo reale dell'esistenza, mediata dalla tecnologia, è proprio il senso prospettico del tempo a subire l'erosione più forte. Ecco, questa è la parte, diciamo, critica di consapevolezza, certo. E quindi la domanda è, in base a quello che lei ci ha raccontato anche della Grande Guerra Mondiale, di una possibile impostazione, dopodiché naturalmente nella scuola sappiamo che certo, le battaglie, i trattati devono esserci. Devono esserci, certo. La mia idea è questa, e cioè che noi non possiamo dare per scontata più quella che potremmo dire era fino a 30-40 anni fa l'esperienza fisica della storia che avevano nelle famiglie i ragazzi fino a 30-40 anni fa. Nelle famiglie c'erano persone ancora vive che avevano fatto la Seconda Guerra Mondiale. Nella mia, per esempio, c'era il babbo che aveva combattuto in Russia e il nonno che aveva combattuto sul Piave. E il nonno che aveva combattuto sul Piave era convinto di avere chiuso le guerre del Risorgimento. Quindi potremmo dire che prima ancora di andare a scuola c'erano dei racconti, che erano poi i classici racconti di guerra della prima metà del Novecento, che davano già delle coordinate, non dico interpretative, ma quegli elementi fattuali sui quali poi gli insegnanti imbastivano la loro narrazione strutturandola. Ecco, grazie al cielo, grazie a Dio, un lungo periodo di pace ha reso questa esperienza molto remota, quelle persone ormai sono quasi tutte scomparse e quindi di conseguenza la restituzione di quel periodo rimane schiacciata e deve su una tela sempre più consunta e deve in qualche modo essere recuperata, potremmo dire restaurata in qualche modo. Come fare per arrivare al restauro? Come fanno i restauratori? I restauratori oggi, quando si trovano di fronte a una pala d'altare che ha perso il colore, la vivacità, devono incominciare prima di tutto a pulirla per vedere il colore che c'è sotto e poi anche a connettere le parti mancanti in una maniera naturalmente corretta dal punto di vista del restauro, in modo tale che si riesca a capire quella che è la campitura, la trama di fondo. E l'insegnante di storia è chiamata a compiere un restauro quotidiano, potremmo dire così, nel senso che da un lato deve togliere la patina che si è depositata su queste immagini e restituire il colore, la vivacità. Oggi questo avviene anche, se ci pensiamo bene, anche alla televisione. Quasi tutti i documentari della prima e seconda guerra mondiale vengono colorati. Perché vengono colorati? Questa è un'immagine mica col colore originale. È stata ovviamente ritoccata, perché non esistevano nel 17 immagini a colori. È stata ritoccata per restituire un principio di vivacità, di realtà. E a me però serve questo colore, perché siccome dall'altra parte poi abbiamo il colore vero delle divise che sono conservate dei musei, possiamo comparare e far vedere attraverso questa follia di un esercito tutto colorato
che va contro le mitragliatrici e quello che diventa dopo, fare capire come la tecnologia avesse più capacità di distruzione di quanta ne avesse la strategia di comprenderne il potenziale. È una cosa banale, se vogliamo, ma si capisce con due immagini. Ecco, questa è l'idea archeologica, cioè utilizzare il manuale, e noi ne abbiamo disseminate tantissime di immagini dentro il manuale che consentono questo passaggio, riprendere questi oggetti, ricavarli, trattarli come dei beni di cui è necessario restituire una narrazione che si è perduta, e poi inserirla dentro quella che è la traccia della storia che ci deve essere, manualistica, con gli elementi fattuali e anche elementi cronologici che sono inevitabili. Certo. E per quanto riguarda appunto questo richiamo all'argomentazione storica che fin dal titolo abbiamo voluto caratterizzarsi, appunto questa è l'altra sfida, diciamo. Da un lato c'è quella del percorso tramite oggetti, cartine, immagini che non vengono trattati in modo esornativo, ma come appunto piccoli magneti che riacquistano una capacità di attrazione se sono letti in maniera originale. Dall'altra parte c'è la necessità di spiegare, argomentare le cose che si dicono, perché questa trama della storia, una volta che viene spezzettata in tante frasi che sono una successione di nomi e di date, come spesso succede, anche perché poi i programmi poi spesso questo chiedono, perde qualunque senso. I nostri ragazzi la memorizzano in maniera del tutto destrutturata, per funzionale alla lezione e all'interrogazione. Quello che invece noi abbiamo cercato di fare è anche recuperare, sia per gli studenti, ma anche per gli insegnanti, il gusto di una storia raccontata. Il gusto di prendere un capitolo, poterselo leggere dall'inizio alla fine, se si vuole, o di saltarlo, perché abbiamo anche la funzione che consente di riassumere capitoli, se si vuole, ci si vuole concentrare su alcuni in particolare, e recuperare anche questa dimensione della trama della storia, che è uno degli elementi affascinanti della storia, che non è tanto l'elemento della causa-effetto, ma è piuttosto l'idea della domanda e della risposta, del quesito, perché la storia è fatta di domande, di buone domande, nel senso che debbono dare risposte a quesiti dell'uomo di oggi e della donna di oggi proiettati sul passato. E quindi abbiamo provato a utilizzare anche questa risorsa. D'altronde il Ministero della Pubblica Istruzione richiede oggi che i ragazzi siano portati ad argomentare, e la storia diventa una specie di grande laboratorio di argomentazione che non serve solo alla storia, ma serve anche alle altre discipline che possono essere in qualche modo coinvolte, correlate ad essa, non soltanto la storia dell'arte naturalmente, ma anche l'italiano, ma anche naturalmente l'inglese, se pensiamo al CLIL. E noi abbiamo cercato di fare questa operazione. Ci rendiamo conto che è un'operazione sfidante, perché si tratta di un libro che ha una dimensione importante, ma che ha anche, secondo noi, una leggibilità che non appartiene alla normalità di prodotti, che hanno ovviamente una loro dignità, ma che sono strutturati soprattutto per una logica prevalentemente di impianto nozionistico, puramente nozionistico. Va bene, allora io approfitto anche del webinar per dire a tutti i docenti che si sono collegati, no, non a tutti a dire vero, a quelli del bacino di Bologna, che cominceremo l'8 di marzo anche a Bologna una serie di incontri, se volete incontrare di persona e porre di persona domande, obiezioni, osservazioni al professor Balzani. L'8 di marzo ci vediamo. Ci vediamo, sì, cioè alla sala di Ulisse, a cui si accede dal rettorato dell'Università di Bologna, in via Zamboni 33, quindi diciamo in uno dei luoghi classici della cultura bolognese,
universitaria e non. Bellissimo, ma non è soltanto per i docenti di Bologna, perché certo. Ci sono altri incontri della cui notizie e ubicazione troverete indicazioni nel sito. Ecco, io volevo dire che questo esperimento che abbiamo fatto qui oggi pomeriggio e che naturalmente si può replicare utilizzando i materiali del libro, qui io l'ho fatto per una certa parte utilizzando i materiali, e anche no. Perché anche no? Perché poi in realtà le possibilità aperte dalla narrativa del libro, della narrazione del libro, si possono replicare n volte. Noi abbiamo dovuto per forza di cose limitarci, scegliere, ma, e questo sarà uno degli elementi che poi di cui si parlerà nella presentazione, penso, con gli insegnanti, perché a me interessa proprio andare dentro il cuore della didattica. Io credo che questa sia la sfida che un autore deve cogliere sempre, e a maggior ragione in un momento come questo, nel quale, ripeto, la storia non ce la passa molto bene. C'è uno schiacciamento sul presente molto forte e soprattutto un equivoco sul ruolo della memoria rispetto a quello della storia, che vediamo continuamente rimbalzare nelle forme di comunicazione prevalenti. E quindi a me interessa provare a vedere se questo può essere d'aiuto, in primo luogo agli insegnanti, ma soprattutto ai nostri ragazzi, che vengono da una grande tradizione culturale e che dovrebbero diventare, io mi auguro diventino, dei cittadini consapevoli. Bene, ringraziamo allora il professor Roberto Balzani, ringrazio anche la collega Marta Bernardi, chi è collegato non la vede, ma è quella che ha fatto, diciamo, la regia e che ha reso possibile tecnicamente questo collegamento. Vi ricordo solo due cose, qualcuno dei partecipanti l'ha chiesto: l'attestato di partecipazione al webinar è disponibile, c'è per tutti e quindi vi arriverà automaticamente entro pochi giorni. Ripeto lo spunto da cui ero partito, dalla domanda della docente di scuola media, e quindi anche la registrazione, comprese le slide questo webinar, sono disponibili, saranno prestissimo disponibili, sempre sul sito di Rizzoli Education. Io ringrazio tutti la partecipazione, grazie ancora professor Balzani e buona serata.